Ciao a tutti, oggi proviamo a fare la faccia di un personaggio a fumetti. Prendiamo la matita e tracciamo in maniera molto molto leggera una forma. In questo caso una forma un po' quadratosa, il nostro personaggio sarà magari un po' tipo supereroico, perché hanno il mandibolone alla Superman. Facciamo un crocino all'interno della nostra forma quadratosa che ci servirà per identificare dove va messo il naso e dove vanno messe le orecchie del nostro personaggio. Un abbozzo di collo e voilà. Lo spazio è questo. Poco altro. Cioè dobbiamo semplicemente prendere questo spazio e arredarlo con i lineamenti del personaggio. Un bel naso. Per i lineamenti cerchiamo di essere il più possibile semplici ed espressivi. Gli occhi sopra il naso, le pupille, importanti per vedere dove guarda il nostro personaggio, in questo caso sta guardando verso di noi, una bella bocca sorridente e gioviale, la dentatura sana. Ok, benissimo. Questi sono i lineamenti del nostro personaggio. Gli facciamo un'orecchia di lato, qua. Alziamo un pochettino la fronte e facciamo i capelli del nostro personaggio. Facciamogli una bella capigliatura, la chioma un po' leonina, così. Poi semplicemente definiamo il colletto. Facciamo anche, guardate, un pezzettino di corpo, così, tanto per fargli le mani e, visto che stiamo parlando di fumetti, per disegnargli una matita in mano. Sì, lo so, questo personaggio è mancino, io sono mancino, capita. Ok, questa è la prima fase. Schizza a matita molto veloce, il nostro personaggio è qua, in tutta la sua semplicità e la sua comunicativa. Come vedete c'è già tutto. A questo punto posiamo la matita e prendiamo il pennarello. Prendiamo un bel pennarello nero e riprendiamo questi pochi elementi con precisione, mantenendo gli elementi che ci servono e ovviamente, visto che prima il tratto era un tratto di preparazione, ad esempio il crocino, tutta una serie di cosine, eccetera, eccetera, le tralasciamo, prendiamo solamente le cose che sono importanti. Bel sorriso, il sorriso è sempre importante e non solo nello humor comics. Voilà, due lentiggini. Come vedete, gli elementi di questo personaggio sono molto molto essenziali, non ci sono tante cose, ma ci rendiamo subito conto che è un tipo simpatico, un tipo sorridente. Voilà, la capigliatura leonina. È importante fare il tratto a matita leggero, perché poi se c'è qualcosa che vogliamo cambiare lo si può sempre cancellare, cambiare, eccetera, eccetera. E il più possibile espressivo. Niente di troppo, niente di troppo poco. E voilà. È importante avere una matita ben definita, perché a questo punto se noi sbagliamo qualcosa inchiostrando è un po' un pasticcio correggere il pennarello. Sì, c'è il bianchetto, ma non è che dia dei grandi risultati. A questo punto, una volta che abbiamo una matita, uno schizzo a matita leggero e preciso, possiamo permetterci il lusso di giocare più tranquillamente con questa fase che è chiamata inchiostrazione. Qui c'è la nostra bella matita, eccetera eccetera. Voilà, facciamo anche uno smile sulla t-shirt del nostro personaggio e questo è quanto. A questo punto, fatta la fase dell'inchiostrazione, possiamo divertirci a colorare il nostro personaggio. Allora, gli coloriamo la faccia con un bel rosa chiaro. Per il rosa, io ho provato tante volte a usare
la matita rosa, ma generalmente la matita rosa dà un tocco un po' troppo fucsia. Adesso noi prendiamo la matita rossa, la teniamo leggera leggera e il risultato, come vedete, è un rosa carne abbastanza efficace. Certi punti, tipo sulle guanciotte, possiamo calcare un po' di più, così almeno sembra che abbia le guanciotte rosse, oppure no, decidiamo noi. È importante comunque che lo schizzo a matita sia molto 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 espressivo, che l'inchiostrazione sia precisa, e la colorazione, come vedete, non deve essere ancora una cosa pesante, è una colorazione questa qui di in cui facciamo conoscenza col nostro personaggio. Poi la colorazione si può fare con il computer, si può fare con gli acquerelli, si può fare in certi modi, ma questa colorazione con le buone vecchie matite colorate, secondo me, ci permette di fare conoscenza col nostro personaggio. Prima era solamente in bianco e nero, adesso salta fuori con tutte le sue espressioni. La matita la facciamo, classica, una matita col corpo arancione. La punta della matita la facciamo blu. Voilà. I capelli del nostro personaggio, vediamo un po', deciso che avrà una tinta molto particolare, arcobaleno, così, deciso che mi va. Quindi cominciamo con il rosso. L'arcobaleno è bello, oltretutto è anche uno dei simboli del tutto andrà bene, e quindi il nostro personaggio già di per questo è un supereroe. Se vede qualche coronavirus o qualcuno che non gli piace come cose, lui agita la capigliatura e dalla capigliatura arcobaleno il coronavirus va a quel paese. Poi comunque disegnate a casa, non fate delle cose strane, state in casa, che la capigliatura arcobaleno ce l'hanno i personaggi a fumetti. E boh. Prendiamo il giallo, perché dopo lo rosso e l'arancione di rigore ci vuole il giallo. Bene. Un po' di... dove è finito l'azzurro? Eccolo qua. No, giallo. Sì, un po' di azzurro. In mezzo, naturalmente, per commistione di colori, si forma il verde. Poi un po' di indaco. Terminiamo con un violetto e voilà, ecco il nostro personaggio con la sua capigliatura, diciamo così, abbastanza particolare. La maglia gliela coloriamo di un rosso simpatico, è un colore molto vivace, molto vivo e allegro. Come vedete, anche la maglia, che è di una tinta unita, non sto a fare una colorazione pesante, semplicemente sfumature. Del resto anche in questo modo abbiamo l'impressione comunque di una tridimensionalità del personaggio. Il nostro personaggio, soprattutto, e soprattutto i personaggi in stile humor comics, ma anche tutti gli altri personaggi a fumetti, devono essere morbidi, devono essere naturali, devono essere saltellanti. Un personaggio rigido, magari disegnato anche bene, ma rigido non si può vedere. Lo smile lo facciamo di un bel colore yellow, giallo, e voilà, il nostro personaggio sorridente e simpatico. Non gli abbiamo fatto gli occhi, le pupille le facciamo verdi, così mi piace il nostro personaggio, eccolo qua. E siccome, come tutti i disegnatori, sono un pochettino vanitoso, il personaggio scriverà il mio nome, Moise. Un personaggio a cui piace con piacere il proprio autore, e quindi tatac, simpatico ragazzo con i capelli arcobaleno. Ok, e voilà. Il nostro personaggio a fumetti, matita leggera con definizione del personaggio in tutta la sua vitalità, inchiostrazione precisa sulla matita,
che mantenga vitalità del personaggio, colorazione, e questo è tutto quanto. Buona giornata a tutti. Facciamo anche un po' un effetto flash che è carino. Dai, guarda questo. Che incornicia e fa da quinta teatrale, da vignetta al nostro personaggio. Ed ecco fatto. Buona giornata a tutti e buoni fumetti a tutti. Ciao!